Allora, senatore Malan, è stato rassicurante Renzi sulla tenuta del patto? Sono parole che hanno un margine di ambiguità del patto con Berlusconi, sull'Italicum. No, le parole che abbiamo sentito sono tutte buone, a mio parere, verissimo, con una legge che sulla quale si è raggiunto un accordo, ci sarebbe stato fin da un anno fa una maggioranza certa, anche al Senato, perché la Camera, come è noto, c'è, e ha anche detto una data certa della continuazione dell'approvazione della legge che si era interrotta proprio a causa crisi di governo. Diciamo, ha detto quando comincia, non ha detto quando finisce. E poi ha Parla sempre del aggiunto. passaggio alla E Camera, poi ha non il aggiunto. Beh, per forza, successivo. no, 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 perché adesso è alla Camera. No, no, lo Per so cui. appunto, parla sempre di quello, ma non dice, non so, deve passare al Ma Senato va bene, cioè, entro. cominciamo alla Camera e poi subito dopo al Senato. Non c'è ragione per tirarla lunga, questo è quello che pensiamo noi. Poi ha detto che dentro per oggi bisogna mettere anche le altre riforme, ci ha messo dentro anche il disegno di legge Delrio che non ha nulla a che fare, però sembra che l'abbia messo come condizione. Ma al di là delle fare la radiografia delle singole parole, parlava a braccio, per cui non si deve prendere la singola parola e dire quel che significa. No, per noi ha significato l'accordo preso, che era quella di una rapida approvazione. Al momento in cui si è d'accordo non c'è ragione per aspettare, c'è ragione per aspettare se non si è d'accordo. Al momento in cui l'accordo c'è non c'è ragione per aspettare. Capisco che altri abbiano idee diverse, lo so bene che sono stato relatore della legge elettorale, se ci fossero state una sola idea l'avremmo già fatto in Però passato. Gotor ha detto, però attenzione Renzi, diciamo, è chiaro, non è un renziano Gotor, però gli dice devi ripartire da NCD, stai attento perché i Lo tuoi numeri consiglio, sono già esigui ai 169 voti della tua maggioranza. è una rispettabile opinione del senatore Gotor, che Lupi dice che c'è il però patto, l'accordo non scritto, era questo, non era questo. infatti non l'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto Credo che l'accordo sia con Matteo avvenuto in una Renzi. diversa fase politica. Oggi Renzi è presidente del Consiglio e il realismo credo Ecco, che verrà. però, tenere la parola, uno tiene la parola. Se io prendo un impegno e poi domani non sono più senatore, cioè, ma adesso non sono più senatore, l'impegno non c'è Senatore più, Malan, stai non è così. sereno. Ecco.